Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, è il libro di Antonio Menna, edito da Sperling & Kupfer. Abbiamo qui con noi Antonio Menna, buonasera. Buonasera, buonasera. Ah, partiamo dal titolo del libro, ma se Steve Jobs fosse nato a Napoli cosa sarebbe successo? Non se la sarebbe cavata un po' peggio di come gli è andata negli Stati Uniti. L'idea era proprio questa, diciamo, quella di provare a immaginare con una suggestione narrativa che cosa sarebbe successo se un talento e anche insomma un uomo di grande personalità, di grande carattere, collocato in un contesto meno amico, avrebbe avuto lo stesso successo. E la suggestione mi ha portato quindi a forzare un po' la mano, diciamo, alla storia, ai fatti, quindi a collocare uno Stefano Lavori italiano nei quartieri spagnoli di Napoli in un'altra epoca. È chiaro che i paragoni quindi non si possono fare, è stata una forzatura che chi fa la narrativa rispetto a chi fa la saggistica si può permettere, però il tono era quello poi di raccontare l'Italia, di raccontare l'attualità e di raccontare soprattutto quanto è difficile in Italia per un ragazzo puntare esclusivamente sul proprio talento e provare con il proprio talento a realizzare l'idea che hai in testa. E forse al posto, come dici tu nel libro, al posto della mela ci sarebbe stata una bella cozza. Sì, forse la cozza, questa, diciamo, è la prefazione che Pino Aprile, che ha voluto regalare anche quest'altra immagine. In realtà il simbolo che i ragazzi dei quartieri spagnoli usano è la Q, che è la Q dei quartieri, e ha un senso il fatto che loro scelgano questo simbolo, perché loro sono molto legati al loro territorio e sono un frutto dei quartieri spagnoli che uno non si aspetterebbe di trovare lì, perché anche un po' la cinematografia, l'immagine di questo quartiere problematico di Napoli ci ha consegnato l'idea che due ragazzi ai quartieri spagnoli non possono che essere un po' bulli, un po' scugnizzi, un po' furbi, e invece questi sono due ragazzi normali che di fronte agli ostacoli non provano ad aggirarli ma invece li affrontano, che non sono nemmeno furbi, sono anche piuttosto ingenui e soprattutto hanno una purezza, che è la purezza della grande ingenuità, che li porta ad andare in banca perché hanno bisogno di un prestito, immaginando che la banca possa aprire le braccia e puntare, investire e scommettere sulla loro idea, tant'è vero che loro si presentano al direttore con i tubi, con i progetti, pensando che basti questo. In realtà il direttore li ascolta, ma poi alla fine, al dunque, gli chiede un CUD o gli chiede una casa, una garanzia. Ma se Antonio Menna non fosse nato o vissuto a Napoli, avrebbe potuto scrivere questo libro? Sì, penso di sì. Diciamo, io ho la fortuna di essermi appoggiato sulla rete, che in realtà è uno strumento di grande democrazia, non ti chiede a pochi costi e ti dà la possibilità di esprimerti. Poi conta anche un po' la fortuna, contano la determinazione, contano le cose da dire. Io quello che volevo mettere in luce non è tanto il fatto che non contino le qualità individuali, quanto che in realtà è necessario fare una riflessione anche sui contesti. A livello lavorativo certe figure fanno proprio una pessima figura, a livello di etica professionale. Da contraltare sembra esserci il padre di Stefano Lavori, che ha un'etica molto bella, nel senso che il pane gli deve venire dal mercato ambulante, giusto? Sì. È una bella figura quella del padre. Diciamo, mi è piaciuto, come dire, collocare nei quartieri spagnoli delle figure che non ci si aspetterebbe di trovare in quei luoghi. Appunto, c'è un immaginario che va per la maggiore sui quartieri problematici di Napoli, che è quello di descrivere un proletariato un po' arruffone, un po' furbo. Invece ho voluto collocare in questi quartieri personaggi che hanno una loro morale, che hanno una loro linearità, una loro pulizia e affrontano la vita come si potrebbe affrontare anche in un altro posto d'Italia. E mentre viceversa ho voluto raccontare una certa borghesia delle professioni che invece è più spregiudicata, che la letteratura, la cinematografia disegnano come invece più pura e che secondo me in una città come Napoli è molto più corrotta del popolo. C'è una bella frase che Stefano rivolge al padre quando gli dice che la paura è un alibi. Io l'ho presa un po' come riferimento della trama, ma del significato del romanzo, come dici tu. Il fatto che poi alla fine c'è una distanza lì tra il padre e il figlio, una distanza non solo generazionale ma di cultura. Certo. È molto bella questa frase, è molto bella l'azione che i due Stefani fanno. Diciamo che loro hanno paura, quindi non sono persone incoscienti, non sono eroi, hanno paura, però si rendono conto che il coraggio non significa non avere paura, significa poi trovare la forza per affrontarla, la paura. Non che il padre poi non abbia ad un certo punto una mossa verso il figlio e lo accolga, diciamo, il suo abbraccio familiare, eccetera, però essendo più vissuto e avendone viste di più, si ferma di fronte a una serie di questioni. C'è l'occhio dell'adulto e l'occhio
del ragazzo. L'occhio del ragazzo è un occhio più puro, che quindi affronta l'ostacolo e non ha paura di mettersi in gioco. L'occhio dell'adulto è un occhio che frena, che dice insomma non fare il passo più lungo della gamba. Antonio, tu hai già accennato al fatto della rete, della scrittura, il fatto di avere anche un blog. Sì. E ti ha facilitato la scrittura di un romanzo oppure sono cose distanti? Allora, sono sicuramente cose differenti, così come sono anche il pubblico è differente, le persone sono differenti, portare la gente in libreria è molto più complicata che portarla su un blog, però mi è servito il blog perché io ho avuto la possibilità di veicolare un'idea molto velocemente, farla arrivare a tantissima gente in scioltezza e con rapidità. Questa è stata una possibilità che senza il blog non avrei avuto. Poi chiaramente l'elaborazione di un libro è un lavoro di riflessione maggiore, si rivolge a un altro tipo di pubblico che ha bisogno anche di un approccio diciamo più morbido, e quindi sono sicuramente due linguaggi diversi, ma si parlano e secondo me si parlano anche bene, nel mio caso è successo. Antonio Menna, autore di Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, edito da Spelling e Cuffe. Grazie Antonio. Grazie a voi.